Io ad esempio adesso mi trovo costretto qui con i miei colleghi a fare questo tipo di occupazione perché c'è una politica assente. Quindi noi siamo indignati anche come cittadini, io non ho parole da esprimere proprio verso questi politici. Abbandonati, ci sentiamo abbandonati. È vergognoso che a 50 anni mi devo trovare qua sopra questo cazzo di silos mascherato come un ladro per rivendicare i nostri diritti. È una protesta clamorosa quella degli operai della Sardinia Green Island. Da una settimana su un silos a 50 metri da terra. Siamo con Mariano Carboni dell'RSU Filctem che ci racconta che cosa sta succedendo qui nell'impianto di Macchiareddu. Sì, siamo in protesta da oltre una settimana, da lunedì scorso. Ci sono dei problemi con la politici con la regione. Praticamente la regione non autorizza i progetti della Sardinia Green Island. Ci sono dei progetti di riconversione, la Sardinia Green Island ha rilevato la ex Ineos Films e si occupa di green energy. Ci sono dei progetti di riconversione fotovoltaici e un progetto particolar modo a Vallermosa di solare termodinamico. La regione non autorizza questo progetto. Questo progetto prevede la reintegrazione di tutti gli 86 lavoratori, quindi c'è un problema politico di fondo che non vuole autorizzare questo progetto. Non ne conosciamo le ragioni. Siamo in attesa di un incontro col presidente Cappellacci e con gli assessorati competenti. Mariano, facci vedere allora dove sono gli operai e come si sta svolgendo questa protesta. Nel mentre ci puoi raccontare anche che cosa realmente significa la perdita di 86 posti di lavoro di una azienda che produceva ed era in attivo ed era produttiva. Assolutamente sì, venite con me e vi faccio vedere dove stanno i lavoratori. Niente, questa azienda, allora praticamente questa azienda è stata rilevata nel 2009 dalla nuova società Sardinia Green Island, che all'epoca aveva poco più di 100 lavoratori. Oggi nel corso degli anni diversi lavoratori sono andati in pensione, altri si sono licenziati e hanno trovato altro. Quindi io, come dicevo prima, ci sono dei progetti di riconversione. C'è un progetto di Vallermosa solare termodinamico di nuova concezione, nuovissimo. Sta attendendo le autorizzazioni da parte dell'assessorato all'industria, perché occorre l'autorizzazione unica da parte dell'assessorato all'industria. Insieme a quel progetto, se la Sardinia Green Island avrà l'autorizzazione di quel progetto, è previsto un nuovo impianto qui di estrusione, che anche qui ricollocherà 25 lavoratori. Tutto sommato l'impianto di Vallermosa e questo impianto ricollocheranno intorno ai 70-75 lavoratori, mentre gli altri lavoratori, 10 lavoratori, con una procedura di mobilità si agganciano alla pensione. Abbiamo sottoscritto un accordo il 15 di giugno, dove c'è tutto un percorso formativo, ci sono tutti questi accordi, cioè la riconversione, i corsi regionali, la procedura di mobilità, c'è un accordo che prevede tutte queste cose, quindi ricolloca anche i lavoratori e si fanno anche i corsi formativi. Quindi se la Sardinia Green Island riesce a ottenere l'autorizzazione unica, si riesce anche a ricollocare tutti i lavoratori. Voi avete occupato lo stabilimento, siete in assemblea permanente e state ovviamente incontrando in questi giorni le istituzioni, il mondo ovviamente vi è vicino a moltissima gente. Che sensazione avete in questo momento? Appello, che sensazione avete? Siete fiduciosi o siete molto preoccupati? Anche perché capitiamo in un periodo un po' difficile. Allora, per quanto riguarda la mia impressione personale è che non so se l'avvertenza si risolverà. Ci sono tantissime promesse, forse perché siamo in campagna elettorale. Quindi io non so se la questione si risolverà. Se la politica vuole veramente risolvere questa avvertenza, può risolvere questa avvertenza. Però io non so ad oggi dare una risposta certa a questa domanda. Mariano, dove stiamo andando adesso? Adesso stiamo andando su nei silos dove ci sono i nostri colleghi a circa una cinquantina di metri d'altezza, che noi da 7 giorni stiamo occupando anche i silos. Come funziona l'occupazione e la protesta?
La protesta è 24 ore su 24 ed è ovviamente ci stiamo alternando perché non è possibile far fare tutto solo a qualche collega. Qui ho il primo collega, RSU, compagno di sindacato, Giampiero Manca. Ciao Giampiero. Davvero piacere. Ciao. Piacere mio. Siamo qui a 50 metri da terra, nel cuore di questa protesta. 50 metri da terra nel cuore di questa protesta, in dei silos che noi utilizzavamo per mettere il PVC, sono silos pericolanti perché da 4 anni non si fa la manutenzione. Purtroppo per rivendicare il nostro posto di lavoro siamo costretti a fare queste azioni estreme. Per noi è insopportabile questa cosa, cioè dover arrivare a questo per mantenere il posto di lavoro. Da 4 anni in cassa integrazione, un'impresa che ci ha rilevato nel 2009, non si trovano degli sbocchi, c'è un imprenditore che vuole investire, non chiede soldi pubblici, eppure la politica, la giunta regionale è assente in questo caso, perché è chiaro che non possiamo pagare noi sulla nostra pelle quello che la classe politica non fa, quindi è chiaro che ci sono delle diatribe interne all'interno degli vari assessorati che non ci permettono di andare avanti. Io ti lascio il microfono perché siete voi i protagonisti di questa protesta, dovete raccontare a chi ci guarda che cosa sta succedendo qui su e qual è il dramma. Il dramma è che abbiamo tutti dei mutui da pagare, abbiamo dei figli a carico e non riusciamo più a pagare nessun tipo di bolletta. Io ad esempio adesso mi trovo costretto qui con i miei colleghi a fare questo tipo di occupazione perché c'è una politica assente, cioè c'è un imprenditore che vuole investire 250 milioni di euro e la regione cosa fa? Non fa fronte a quelle che sono le problematiche delle persone, cioè perché in pratica la politica dovrebbe occuparsi del bene comune, del bene di tutti, invece solo perché ci sono delle beghe tra un assessorato e l'imprenditore, in questo caso Alberto Scanu, non riescono, cioè non è che non riescono, non vogliono, perché non si tratta di fare un impianto con un impatto ambientale, non so per esempio di una città, ma di un impatto ambientale termodinamico, cioè dappertutto stanno facendo costruire questo tipo di impianti, solo noi siamo proprio al paradosso. Allora, se vogliamo andare sul paradosso, praticamente noi siamo anche dei cittadini, quindi siamo indignati anche come cittadini. Qua in Sardegna sappiamo tutti che ormai è una crisi endemica, praticamente tutte le produzioni industriali, agricole, pastorizia, sta morendo tutto praticamente. Quindi noi siamo indignati anche come cittadini. Io non ho parole da esprimere proprio verso questi politici, noi lo diciamo in tutti i modi, abbiamo lanciato urli disperati, però la cosa che più mi dà fastidio è che noi non possiamo partecipare a questo cambiamento, oggi c'è la possibilità di avere questo cambiamento, il futuro è questo, si va verso la green economy, verso anche un discorso di avere un piano industriale per l'energia che non ci abbiamo ancora, essere efficienti anche sul discorso dell'energia. Quindi noi siamo qua sempre a ribadire la stessa cosa, che noi siamo un'azienda in riconversione già da 4 anni. Abbiamo fatto tutto quello che era possibile a dimostrare alla regione e all'imprenditore che siamo persone serie che hanno voglia di lavorare, che voglia di ricominciare. Quindi siamo qua a ribadirlo. E questa cosa qua sta diventando una cosa, è una storia infinita che non finirà mai. Abbandonati, ci sentiamo abbandonati, ci lamentiamo sempre che in Sardegna gli imprenditori vengono, prendono i soldi e scappano via. Abbiamo un imprenditore sardo, ha fatto tanti progetti e la regione in tutto questo è latitante. L'assessore all'ambiente dov'è? Prima Oppi, adesso Biancareddu. L'impianto non va bene. Dove non va bene? Dov'è il problema? Non ci sono i tavoli. Quello che ne paga non è nell'ambiente, non è nell'assessore, non è nel Scanu. Paghiamo noi, siamo noi che rimaniamo senza lavoro. È una vergogna. È vergognoso che a 50 anni mi devo trovare qua sopra questo cazzo di silos mascherato come un ladro per rivendicare i nostri diritti. È uno schifo. Ma dove è andata a finire la nostra dignità? Ma soprattutto dove è andata a finire la loro dignità, se permettono tutto questo? Bravo. Dove è andata a finire la dignità? Portano i loro conterranei in questa situazione, guarda come siamo. Dei ladri, ma stiamo scherzando. Ma dove stiamo arrivando? Ma dovete avere vergogna, mi rivolgo ai politici che possono fare qualcosa. Chi si mette di traverso dovete mandarlo a fanculo.
Perché non è possibile, porca puttana! Ma stiamo scherzando? Ma dove vogliamo arrivare? Porca puttana! Ma stiamo scherzando? No, guarda, io voglio dirti questo, è vergognoso. Tu arrivi a casa, prima arrivavo a casa, che cosa dice la tua famiglia? Di che cosa si è parlato? Cosa si è detto? Non ti dicono nulla. Vai in regione, sembra che sembra, la regione sembra un accampamento di... Non lo so, i tendine da una parte, tendine dall'altra, ma ci dobbiamo vergognare. Come? È incredibile. Guarda, io non riesco a trovare le parole per descrivere questa situazione perché, guarda, ormai siamo arrivati a una situazione incredibile. Facciamo vedere dove state dormendo in questi giorni. Guardate la situazione e la condizione in cui vivono gli operai. Noi non dormiamo, noi siamo qua. Vieni. Noi qua stiamo morendo, qua fuori qua, perché non ci sono soluzioni. Qua c'è la possibilità di ricominciare e di lavorare, si può fare subito se si ha la volontà. Manca la volontà politica, un piano a medio e lungo periodo, di dire dove vuole andare la Sardegna. Qui ci sono progetti che, come si dice, la strategia della Sardegna, perché questi progetti ce li ruberanno le altre regioni. La Sardegna ormai non ha più niente. Dove puntiamo noi, visto che non abbiamo quel piano industriale di energia? Noi cosa possiamo fare per il cambiamento? Noi più di urlare, di dire le cose, ma qui non è restato più niente, siamo spaesati proprio. Fa paura questo futuro. Io come faccio? A me hanno ucciso anche il figlio che doveva nascere, questa è una cosa che mi addolora tantissimo. Io ho una figlia solo piccolina e ti giuro che tutte le volte che mi dice che vuole una sorellina, io non so come rispondo, io piango perché io la voglio, io amo la vita, davvero amo la vita, ma mi stanno distruggendo, dicono che noi stiamo bene in cassa integrazione, noi in cassa integrazione stiamo morendo. Qui ci deve essere anche uno sviluppo per il lavoro e tutto, non si possono curare solo dei loro affari, stanno pensando alle poltrone alte, tu li metti lì per risolvere i nostri problemi e stanno pensando ai problemi nazionali, perché vogliono andare in Parlamento, perché vogliono andare alla Camera, al Senato, e noi dove stiamo? Vi abbiamo messo lì per risolvere i nostri problemi, non i vostri. Vi abbiamo messo lì per risolvere i nostri problemi, non i vostri.